Allora, 22 sì, 3 no e 2 astenuti. È approvata a maggioranza. Procediamo. Diamo l'immediata esecuzione. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiara e ci siamo. Abbiamo approvato anche l'esecuzione immediata. L'unanimità. Voglio dire che prima di dare la parola al sindaco, ricordo che abbiamo ancora una delibera, quindi non andate via dopo che il sindaco avrà parlato. Ed io vorrei, prima di dare la parola al sindaco, ringraziare tutto il consiglio. Ancora una volta abbiamo lavorato bene. Ringraziare tutti voi, vorrei mandare a nome vostro anche un saluto al consigliere Pace che per motivi di salute non è qui con noi, quindi assente, non giustificato, giustificatissimo. Poi devo ringraziare il sindaco, l'amministrazione che stanno, come dire, lavorando per la città. Noi abbiamo fatto la nostra parte in tutti i momenti in cui, sì, è chiaro, vi ho ringraziato a tutti voi consiglieri e a nome vostro sto ringraziando anche l'amministrazione, perché al di là degli schieramenti politici, ancora una volta oggi abbiamo dimostrato di saper lavorare per la città. Non siamo una casta, ci siamo divisi, sugli argomenti abbiamo trattato in modo diverso e alla fine abbiamo portato un risultato importante. Non è il momento di fare grandi discorsi, ho ringraziato voi, ma ringrazio i dirigenti, il segretario generale, tutti coloro i quali, il personale, uomini e donne che stanno qua con noi, che sono stati sempre, che stanno tutti i giorni. Il personale, anche i vigili urbani che sono a nostra difesa al palazzo, ma che sono impegnati ogni giorno nell'attività della istituzione. E poi che dobbiamo dire? Che ancora oggi, una volta eravamo 42, vabbè, l'ha detto Stampa Annunziata, lo ringraziamo per definizione, perché sta sempre a seguire le nostre cose. Allora, niente, io chiudo qua, dico che lavoreremo ancora, continueremo a lavorare, abbiamo detto che ci abbiamo l'altra delibera, non andremo via e do la parola al sindaco. Grazie Presidente. Non è facile prendere la parola dopo quasi 24 ore interrotte di lavoro, un anno difficile, complicato, e quindi la farò breve, perché farò soprattutto ringraziamenti. Un ringraziamento per primo al personale. Personale tutto, i dipendenti, quindi non li cito ognuno ma tutti, donne e uomini presenti qui in condizioni complicate, con un caldo pesante, con condizioni veramente difficili. Poi voglio ringraziare te Presidente per l'altissimo valore con cui guidi questa assemblea. Devo dire anche con una grande forza, non comune, una grande lucidità, la capacità di sapere alternare anche dei momenti di leggerezza. Un ringraziamento ovviamente a tutta la Giunta, all'assessore Palma, tutta la squadra, in particolare Alessandro Fucito per la capacità che ha avuto nel tenere i rapporti tra la Giunta e il Consiglio Comunale. Voglio ringraziare la maggioranza. A mio avviso è una maggioranza che c'è e ve ne accorgerete da settembre in poi che la maggioranza è più salda che mai e lavoriamo per allargarla. Una maggioranza che ringrazio e prendo spunto alle parole di Simona Marino. Una maggioranza che deve avere anche tonicità. Qualche volta avverto anche qualche sentimento quasi di posizioni difensive nel giustificarsi che uno fa parte di questa maggioranza. Più convinzione. Io per esempio sono molto stanco ma molto tonico, non avverto per nulla quell'atteggiamento certe volte di fiacchezza che anche vedo qualche volta in delle componenti della maggioranza. Secondo me è sbagliata, lo dico oggi, lo dico con sincerità, non c'è da difendersi nell'appartenire a questa esperienza politica, c'è da esserne orgogliosi rispetto a quello che si vede da Mafia Capitale per passare per Expo e passare a quello che si vede in giro dell'Italia. Certo, abbiamo tanti limiti, è inutile, ma non c'è il tempo alle 6:30 del mattino. Voglio ringraziare diversi esponenti ai quali io mi sono appellato. Io pensavo di essere stato chiaro, vedo che Vittorio Vasquez non ha compreso
le ragioni del mio appello, quindi non le ripeto perché pensavo di essere stato chiaro. Io mi sono appellato al senso di responsabilità, l'ha colto Andrea Santoro nel suo intervento. Mi sono appellato all'ex maggioranza di alcuni componenti che voglio ringraziare citandoli per nome, in particolare Marco Russo, Schiano ed Esposito, perché hanno fatto una scelta secondo me responsabile e coraggiosa. Non hanno fatto una stampella al sindaco, perché il sindaco, l'ho detto al primo giorno, ma senza presunzione, io non ho bisogno di stampelle, ringraziando a Dio a schiena tengo dritta e non ho bisogno di stampelle. Sono stati responsabili perché hanno onorato il loro mandato e lo sono stati nei confronti dei cittadini, che secondo me non approvare oggi il bilancio sarebbe stato un atto gravissimo per la città di Napoli. Quindi ringraziare anche altri, il voto di astensione di Castiello per esempio, ma ringraziare anche tanti altri componenti dell'opposizione che non hanno provato a far mancare il numero legale. Poi devo dire, ho apprezzato molto l'intervento di Nonno, perché in particolare quella è stata la vera opposizione in Consiglio Comunale in questi anni. Lo devo dire con onestà, con sincerità, un'opposizione fiera, dura, costruttiva e anche propositiva. Lo voglio dire, ma non con polemica inutile, l'esatto contrario di quello che è stato il mio avversario politico nella campagna elettorale, dal quale in 4 anni ho visto solo rancore, astio e desiderio di vendetta politica, mai proposte. Scarsamente presente in aula e anche l'altro giorno durante un dibattito radiofonico dove lui ha detto che non viene in Consiglio Comunale perché in Consiglio Comunale si dispensano prebende e favori, in queste 24 ore a stento abbiamo avuto qualche merenda perché finanche non abbiamo nemmeno mangiato, e ha detto che lui sarebbe stato tutto il tempo in un momento importante che è il bilancio. È venuto qua, ha letto 4 paginette che gli ha preparato qualcuno e se n'è andato da un'altra parte. Allora io oggi, come ho fatto anche altre volte, voglio dare una parola di apprezzamento per chi è stata opposizione leale e che ha riconosciuto che in questa città, come in ogni luogo dove si fa politica, la differenza, se fatta con lealtà e correttezza, è una ricchezza. Quindi il mio ringraziamento all'opposizione. Poi secondo me è stata una sessione di bilancio molto valida, e quindi anche il contributo del Partito Democratico. Ringrazio Carmine Attanasio, che ha detto sin dal primo momento di rimanere in aula, anche l'instancabile, non lo vedo in questo momento, Tonino Borriello, sarà andato via, con tutti i limiti che lo contraddistinguono, però sul pezzo politico c'è sempre stato. Insomma, si è fatto un lavoro importante, si è fatto un lavoro significativo e anche... voglio ringraziare perché hanno mantenuto l'impegno di essere in aula Pietro Rinaldi e Vittorio Vasquez, anche se sinceramente non ne ho particolarmente apprezzato i contenuti di diversi interventi di oggi, sia di Gennaro Esposito, vabbè, poi Iannello e Molisso sono scomparsi, nemmeno di Vittorio, non tanto nelle prospettive future, perché poi quando ragioniamo, ci incontriamo, stiamo nei dibattiti, mi chiedo qual è il motivo perché siete usciti dalla maggioranza, al netto dei nostri difetti e delle nostre incapacità. Vedete, non ne ho colto perché in più di un passaggio avete cercato di sottolineare l'incoerenza mia e di questa maggioranza. Io più volte, lo voglio dire con schiettezza, ho assistito a vostri tentativi di farci cadere, cercando l'alleanza con la destra. Noi non abbiamo mai cercato l'alleanza con la destra. Noi abbiamo dialogato con l'opposizione. Io con i miei occhi ho visto in questi mesi diversi tentativi che avete messo in campo per far mancare il numero legale in momenti decisivi. E allora non voglio utilizzare le parole di Marco Nonno, ma la lealtà non l'abbiamo certo rotta noi. Allora io credo che ci stanno tutti i margini per poter ricostruire, ma non una vecchia alleanza di sinistra. Io sono un uomo di sinistra che non prendo nemmeno lezioni sui rom e gli immigrati, caro Vittorio, perché quello che ha fatto questa amministrazione e questo sindaco in favore dei più deboli ci potete criticare, ma ho sentito un tono troppo acceso nel darci lezioni che non meritiamo.
quindi io credo ci sta la possibilità di ricostruire maggioranze, ma io non farò un'alleanza di centrosinistra, quella non mi interessa. A me interessa parlare a tutta la mia città, a tutto il mio popolo, a quella parte di popolo quando la stragrande maggioranza del ceto politico qua dentro e fuori qua dentro, esattamente un anno fa, più o meno alle 7 del mattino, quando si facevano le stesse lotte, diceva che io dovevo andare a casa. E meno male che non sono andato a casa, perché se me ne fossi andato a quest'ora ci sarebbe stata un'altra storia, avremmo votato con le regionali, forse qualcuno era contento, ma noi abbiamo retto. Allora io mi rivolgerò tra qualche mese esattamente ai miei concittadini, anche ai concittadini della parte di Marco Nonno, di Enzo Moretto, di tutti, perché io là devo andare a costruire voti. Poi certo costruiremo delle cornici politiche, costruiremo dei recinti, costruiremo delle idee e dei programmi. E da ultimo voglio dire che noi non abbiamo approvato un bilancio che è una mezza schifezza. Per come ci hanno tagliato, per come ci hanno messo nell'angolo, è un bilancio che non taglia le politiche sociali, non taglia i servizi essenziali. E ve ne accorgerete nei prossimi mesi, non solo perché noi stiamo mettendo in cantiere tutto ciò che abbiamo costruito col bilancio del 2014, ma questo bilancio del 2015 e quello che faremo insieme a Salvio Palma e alla Giunta nell'assestamento di settembre ci consentirà di consolidare enormemente queste esperienze. Allora io mi auguro che anche chi ha voluto lasciare l'esperienza di maggioranza potrà poi ricostruire insieme a noi un percorso, e ovviamente io cercherò in tutti i modi di correggere gli errori, di fare autocritica come ho cercato di fare anche in questi tempi insieme alla mia giunta, però devo dire siamo fieri del fatto che noi la coerenza in questi 4 anni non l'abbiamo persa e non abbiamo cercato mai, anche nei momenti di difficoltà, di cercare accordi trasversali con logiche di vecchia politica per mandarci a casa. Allora a questo punto, alla fine del mio mandato, anche se questo mi può costare una briciola di consenso politico, lo dico con la lealtà e con la correttezza che mi contraddistingue, io oggi ho molto apprezzato un paio di interventi dell'opposizione, quella che non mi ha mai, credo, manco votata una delibera,